Gara 1 finisce 82 a 76, ma ci sono voluti tutti i 40 minuti alla Virtus Bologna per avere la meglio su una coriacea Carpegna Prosciutto Pesaro. Vuelle sempre incollata alla partita, sempre pronta a respingere i tentativi di fuga della prima della classe bolognese. Fino all'ultimo minuto, fino a qualche discutibile decisione arbitrale che poteva forse dare pure qualcosa di più di una sconfitta a testa altissima. Trascinata da un Sanford in stato di grazia, dal solito Jones e da Tambone e Moretti sul pezzo, la VL resta avvinghiata alla partita, ma per rimanere incollata alla serie, Coach Banchi chiede ancora di più. Siamo riusciti a interpretare abbastanza bene il nostro piano partita, abbiamo cercato di pareggiare la loro fisicità, non sempre siamo riusciti ad arginarli e alcuni momenti di gara ci sono costati, soprattutto in termini di palle perse, errore che hanno alimentato il loro contropiede e qualche canestro facile, che in una partita così equilibrata e così combattuta rappresentano un vantaggio troppo importante per i nostri avversari, soprattutto quando si parla di certa tipologia di avversario. Niente, ci mettiamo lì 48 ore di tempo per riordinare le idee e farsi trovare pronti per giocare una partita con una gara 2, con la ferma determinazione a correggere certi errori che possono essere l'unica via per poter competere contro squadre come Bologna. Domani, martedì 17 maggio, gara 2 a Bologna alle 20:30. I tifosi pesaresi ci credono, magari sperando in una trasferta più sorridente dal punto di vista del risultato e da quello della spedizione, visto che uno dei quattro pullman di tifosi domenica sera non è mai arrivato al Palasport bolognese a causa di un guasto sulla 14 all'altezza di Forlì.